È la proposta finale, quella del Comune, in tema ancora una volta di nuovo ospedale. L'amministrazione ha svelato oggi il progetto che presenterà in Regione. Sentiamo. È il tentativo e la volontà di mantenere le funzioni esistenti e la continuità di assistenza, pur in presenza di nuovi cantieri, di integrare l'attività ospedaliera con quella di ricerca, di ristrutturare e mettere a norma l'esistente e di costruire nuovi edifici. L'ospedale della città ancora al centro della città, con il tram e le sue nuove linee a servirlo, fin dal suo nuovo ingresso che sarebbe in via Giustiniani. Soddisfatti del disegno, sindaco e vice sindaco, in linea con il loro programma elettorale, dicono durante la conferenza stampa di presentazione, disturbata dall'ingresso dell'ex maggioranza. È in linea con l'idea di una città evoluta, dicono poi all'unisono, dove un'area come quella dell'attuale ospedale non perderà senso e valore. Prima ha un costo abbastanza ridotto, a me interessano i costi, i soldi dei padovani per me sono una cosa importante, circa 400-450 milioni. Secondo, che uno, man mano che si fa un parte di ospedale, la può già utilizzare, non occorre aspettare 10 anni per farlo. E non è un risparmio in termini qualitativo, è sotto l'aspetto eccellenza. È il progetto di recupero di un'area che non si vuole abbandonata, dice l'architetto che ha redatto gratuitamente il progetto, Maurizio Striolo. 6 fasi di lavoro per un cantiere in evoluzione che cambierà radicalmente il nosocomio. Ci vorranno tra i 7 e i 10 anni di lavoro. Non facciamo piastre troppo, anche perché è un'area delicata, quindi evitiamo le cose troppo invasive, cerchiamo di rispettare anche il tessuto urbanistico con quegli edifici che seguono anche l'andamento delle mura. Tuttavia le perplessità delle eccellenze ospedaliere si sono concentrate spesso sui disagi che i lavori in corso hanno riversato nelle corsie. Ecco, cose di questo tipo non avverranno, non si lavorerà in nessun edificio con i pazienti dentro, quindi da questo punto di vista mi sento di rassicurare chiunque. Il fatto di poter avere un cantiere che si sviluppa progressivamente riduce anche l'impatto. Il 3 novembre alle ore 15 allora il confronto con la Regione e i tecnici deputati. Se Palazzo Moroni riuscirà a convincere il governatore del Veneto si aprirà una nuova partita. Il dialogo, assicurato Giordani, c'è, nessuno vuole arrivare allo scontro.